C'è anche un dipendente dell'ASP di Caltanissetta tra gli arrestati nell'ambito dell'operazione denominata Trasporti Pericolosi. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno scoperto una truffa aggravata ai danni del sistema sanitario regionale e hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di cinque soggetti, di cui quattro ristretti agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza. Il GIP ha disposto il sequestro preventivo di oltre 1 milione di euro, quale profitto dei reati contestati e del patrimonio aziendale della Onlus con sede a Monreale, che svolge per conto dell'ASP di Palermo il servizio di trasporto emodializzati e per conto della SEUS il servizio di emergenza urgenza 118 in eccedenza, designando un custode giudiziario. Le indagini degli investigatori del gruppo Tutela Spesa Pubblica hanno consentito di accertare che l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale celava un'attività d'impresa. L'associazione è stata gestita con scopo di lucro, perseguendo gli interessi privati degli amministratori in contrasto con le norme del terzo settore e camuffando gli stipendi elargiti ai volontari, in realtà dipendenti, come rimborsi. Inoltre, in sede di stipula e rinnovo delle convenzioni con l'ASP, gli indagati hanno prodotto falsi attestati relativi alla partecipazione degli autisti, soccorritori e barellieri a corsi BLSD, formalmente rilasciati da associazioni abilitate, ma di fatto autoprocurati con la complicità di un dipendente del SEUS e delle 58enne infermiere di Caltanissetta. Proprio grazie a queste false attestazioni di requisiti, la Onlus ha potuto accedere alle convenzioni pubbliche, frodando gli enti che le avevano affidato i servizi e ottenendo ingenti fondi pubblici a fronte di servizi resi in assenza dei requisiti richiesti.